Allora, tu guarda, prima hai detto. ti giuro, io ogni volta ci provo ad essere normale, però. Cioè, proprio, sai come dice, farò l'attrice. Perché poi nella vita, sai, magari uno dice recitare è facile. Cioè, devo dire che ci sono dei momenti che è difficile recitare. E anche se vuoi essere diverso, non ce la fai. Ecco. Voglio solo dirti che forse non sono una brava attrice alla fine, perché con tutto che dico, no, ma ce la farò. È difficilissimo. Allora, preferisco comunque dire che non sono una brava attrice, perché ci sono degli eventi che veramente sono difficilissimi da gestire a livello... Poi, grazie a Dio, ho una grande forza. Io comprendo molto il tuo dolore e devo dire che sei una donna molto forte. Sì. Hai detto a un certo punto che quasi non ti eri resa conto, no, di questa malattia che ma assolutamente, che è spuntata. Sono stata 2 mesi con lui, dormendo nello stesso letto con lui, e avevo notato delle particolarità, delle cose, però sempre, sai, è come dire che io amo la diversità nel mondo, l'ho sempre amata, la diversità della simpatia alla follia, della solitudine, della disordine. Mi sono sempre capitati casi dove ognuno aveva delle caratteristiche, no? Il silenzio, chi parla troppo, chi parla poco. Quindi ho sempre pensato che ognuno avesse queste caratteristiche magari più forti delle altre. Invece le sue caratteristiche portavano a identificare questo problema che probabilmente è stato dalla nascita, perché lui è nato prematuro, è stato uno stress dovuto a quello, che però era solo mentale, no? Fisico, cioè ti giuro, lui era un atleta, un grande fisico, altissimo, potente. Quanti anni aveva? Io non sono mai stata da un dottore per una malattia. Quanti anni 19. Aveva? 19 anni. Sì, il problema è che tutte le visite mediche le ha fatte per la scuola e le ha passate tutte al 100%, mai un sospetto, mai nulla. E invece la sua malattia era diversa. E, quindi quello che voglio dire è che a volte è giusto indagare ulteriormente quando si tiene a qualcuno. Bisogna cercare nell'incercabile a volte, veramente, perché per esempio il disordine quando è eccessivo, la mancanza di igiene, che lui non è che non aveva, ma ci sono degli indizi. Insomma, il problema è che bisogna sapere tutto, più si sa meglio è. Quindi informiamoci su tutte le cose che ci insospettiscono. Se tornassi indietro, non mi sono mai preoccupata quando mi dicevano lui magari un po' sociale, non ama partecipare alle cose di gruppo. Io pensavo, anch'io sono un po' solitaria, no? Cioè non ti sei mai preoccupata? No, e invece tutte le caratteristiche portavano a questa sindrome, che però poi è esplosa all'improvviso annientando la sua persona. Vorrei dare un suggerimento a tutti i genitori, che ovviamente, ovvio, tutti amano, quasi tutti, perché non tutti amano i propri figli, ma insomma che nella speranza che trovino il coraggio di indagare, di andare oltre, ma non farlo come una forma per cercare di rimproverare le persone, no? Ma più che altro perché, sai, i ragazzi si sentono rimproverati, i genitori a volte sono troppo oppressivi, ti mettono le catene, quindi i ragazzi fuggono. Invece no, di cercare di indagare per comprendere e magari per cercare di aiutare. Ecco questo. Allora, quello della perdita di un figlio, purtroppo è un dolore che tu già conoscevi, perché purtroppo da quel fatto. Guarda, terribile, non mi sono mai recuperata da quello, dal primo non mi sono mai veramente recuperata, perché gli è stato un incidente causato da una persona non attenta e a mia insaputa. Mai mi sono recuperata e mai mi recupererò, ti posso dire. Quindi chiaramente vivo comunque una vita normale, ma non esattamente normale, perché credo che dopo tanta sofferenza arrivi l'indifferenza. Non so, a volte credo di essere oramai indifferente a tutto, non riesco
più a provare delle vere... Questo per proteggerti da sì, tutto il dolore, reazioni, vero? Cioè tutto mi passa con l'olio, come dire, come se quasi fossi passato a un altro livello esistenziale, no? Che è quello A volte ci si allontana dal sì. dolore per non morire di dolore. È come un'anestesia, no? C'è, ma tu non lo senti, è come... E quindi osservi il mondo, osservi le persone, sei un po' una spettatrice più che una persona che fa parte di quello che accade. Vediamo queste immagini. Solo dirti che la vita è un'avventura, cioè, è veramente come stare su un'altalena, e su, giù, e così, felicità, infelicità, comunque vale la pena di viverla, questo voglio dire. A volte si rimane in silenzio, no? Perché... A volte bisogna anche uscire dal silenzio. Ti giuro che io ho esatto. preso delle decisioni contrastanti ultimamente, però ringrazio di essere stata forte, di essere stata in grado di prendere queste decisioni, perché rifugiarsi in questo baratro, perché in fondo è una specie di pozzo nero, no? Dove non vedi la luce... Invece no, bisogna buttarsi invece in questo mondo... pieno di rumori, di anche se magari non li senti, ma sforzarsi veramente di riprendere una certa vita, no? Qualsiasi tipologia di vita. Bisogna avere il coraggio di reinserirsi nella società. A volte viene giudicato stranamente questa cosa, io me ne sono resa conto da critiche che magari mi sono, credo, state rivolte perché cercavo di non leggere o sentire, ma penso che queste persone che hanno criticato hanno seriamente sbagliato, perché quando una persona subisce dei traumi fortissimi, anche il corpo, per dire, ne risente, per dire, io pensavo di avere un tumore al cervello, mi faceva male dalla mattina alla sera. Stavo... E invece distrarsi, magari cercare di fare del bene a qualcuno, cioè tipo prodigarsi per qualcun altro, cioè veramente per attimi ti distolgono da questo mondo che ti risucchia e riesci piano piano a risorgere. Quindi grazie al fatto che esiste una società, esistono le altre persone, esistono tante persone buone, tantissime, e questa l'ho sempre pensato, devi solo trovarle, ci sono lì che ti vogliono bene, ti aspettano e ti aiutano nel tuo percorso. Ora in collegamento c'è Roberto Alessi, che Roberto ha seguito tutta la tua vicenda. Abbiamo dall'altra parte dello studio a nord Don Antonio Coluccia. Roberto mi sente?
Ma sai, Lori, allora, io l'ho difesa in totale, perché le persone purtroppo a volte parlano perché hanno la bocca di traverso. Quando lei ha scelto di continuare a vivere, quasi le hanno fatto una colpa. Lori del Santo è una donna molto coraggiosa, lei non lo dice, ma io lo sottolineo sempre. È una donna che ha avuto dei figli da sola, non ha voluto rinunciare a questi figli e li ha sempre mantenuti col suo lavoro, con la sua forza, con la sua determinazione. E io ripeto, può piacere essere simpatica, essere meno simpatico il personaggio, però è assolutamente una donna che come madre è una delle poche che io ho conosciuto in maniera veramente profonda, perché, ripeto, altre non avrebbero fatto quello che lei ha fatto. Sì, perché effettivamente, cioè, ho scelto di avere questi figli nonostante alcuni padri siano scomparsi, cioè, non, appunto, per quello che dicevo, non tutti gli uomini amano, o le donne, può capitare anche delle donne, non tutte le persone amano i propri figli, al punto che non li vogliono vedere, non li hanno mai visti. Mi dispiace per loro, perché comunque, anche se appunto la vita di alcune persone è breve, vale la pena di conoscere i propri figli, ti posso dire. E forse questi uomini sono, che ho avuto, sono persone speciali, però perché non ho mai avuto rancore contro di loro, anche se non hanno mai contribuito né economicamente, ma neanche umanamente. Non ho mai avuto rancore, perché comunque ho sempre riconosciuto... Nemmeno fatto... vicinanza in questi ultimi mesi? Ma niente, zero, dall'inizio alla fine. Non sono mai avuto rancore, perché ho sempre comunque riconosciuto a questi uomini il fatto di avermi fatto un grande regalo, di avermi dato l'opportunità di avere questi figli. Quindi meglio da soli, meglio non accompagnati, ma meglio realizzare un sogno, che è quello, comunque, come è stato il mio, di avere la possibilità di avere dei figli meravigliosi, ecco. Lori del Santo, io ti ringrazio. Tra l'altro arriverà qui tra poco Franco Gatti, che sai che ha perso un figlio. Terribile. Infatti c'è, cioè, Don Antonio sopravvivere, no, la perdita di un figlio, un grande dolore così, così forte, no? Cosa ti senti di dire a Lori, Don Antonio? Innanzitutto non ci sono parole che possano ricolmare la perdita di un figlio, ma la mia forza è in Dio. Sono un sacerdote e quello che mi sento dire a questa mamma di non perdere soprattutto la speranza. Ascoltavo prima questa donna, tanta pace dentro, e questo è il suo punto di forza. Invocare, soprattutto perché i figli che non ci sono più biologicamente sono nel cielo e possono intercedere. Quindi quando un figlio ci precede nel segno della fede, non si isola da noi, ma è presente. Quindi il ricordo, la memoria di questa mamma rende sempre più vivo il ricordo di questo figlio, e che dona questa forza. Ha detto una cosa bellissima: c'è tanta brava gente, ma soprattutto ci possiamo dedicare anche aiutando gli altri. Sento di dire, se può fare qualcosa per qualche altro figlio, per qualche altro ragazzo che magari si trova in difficoltà, lo sta facendo a suo figlio. Continua così, e se hai il dono della fede, la fede l'aiuterà a prendere il largo, a dare quella pace interiore e a far vivere soprattutto la speranza. Grazie, sì, assolutamente. Grazie, è un piacere mio. Spero che queste parole ti siano di conforto da parte di tutti quanti noi. Beh, assolutamente sì. Ti vogliamo bene. E poi mi fa bene parlare ogni tanto di queste cose, perché credo che un giorno ce la farò a farlo senza emozionarmi. Vediamo se accadrà, vediamo.